Superstrada Pedemontana rimandata a settembre. È questo il risultato dell'incontro di oggi nella sede di Veneto Strade tra il commissario dell'opera Silvano Vernizzi e il consorzio SIS, che si è aggiudicato la gara per la realizzazione e la gestione della nuova arteria che collegherà, senza condizionali, stando alla convinzione ferrea di responsabili, la A27 Spresiano con la A4 Montecchio Maggiore. Oggi, come dire, ci si è guardati in faccia e si è data una scorsa alle carte, ad iniziare da quelle con i dati che non piacciono proprio a Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo approfondito in maniera puntuale lo studio di traffico fatto fare a suo tempo da Cassa Depositi e Prestiti, ci sono approfonditi gli elementi su cui si basa il nuovo PEF, Piano Economico Finanziario. Che poi è il nocciolo della questione, visti i cantieri aperti e le continue lamentele degli appaltanti sui mancati pagamenti rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. Piano finanziario incagliato sulla mezza marcia indietro del risparmio postale, dopo le proiezioni che darebbero traffico pagante più che dimezzato rispetto alle aspettative. Quindi allora ci sarà un abbassamento delle tariffe di modo che gli automobilisti siano maggiormente invogliati a prendere questa superstrada, diciamo. Questo è il provvedimento su cui ci si sta orientando, e i risultati ovviamente anche in termini di aumento del traffico dovuto a questa diminuzione delle tariffe si potranno vedere una volta che è predisposto il piano economico finanziario. Tutto si gioca su quanto abbassare le tariffe, alzando quindi la previsione dei transiti. Un equilibrio fondamentale per l'opera, che altrimenti potrebbe perdere finanziatori e allora sì, sarebbero guai. Momento a tariffe abbassate il traffico probabilmente sarà maggiore dei 30.000 veicoli al giorno previsti nella fase iniziale, però su questo posso essere preciso solo dopo aver visto il piano economico finanziario, quindi il primo settembre.